Ciao ragazzi, come state? Io sono Briller e bentornati in un nuovo video. E ragazzi, questo video è sponsorizzato da NordVPN. Se sei una parte del mio audience, il mio popolo, probabilmente ti potrebbe interessare una VPN Virtual Private Network. E l'azienda che consiglierei per questa VPN è proprio NordVPN. Se non lo sai già, una VPN può aiutare con tante cose. Per esempio, protegge la tua privacy, perché se non lo stai usando, qualcuno potrebbe prendere i tuoi dati e le tue informazioni di dove stai. Con una VPN puoi anche accedere a qualsiasi sito che vuoi dalla locazione più utile che ci serve. Ad esempio, magari voglio guardare un certo programma su Netflix, però nel mio paese non è disponibile. Basta avere una VPN e posso accedere in quel paese e guardarlo. O magari voglio comprare un biglietto d'aereo, però lo sapete che in altri paesi certi biglietti sono più economici. Magari in Italia costa di più, ma se mi collego dalla Cina, e funziona anche dalla Cina, il biglietto costa di meno. Quindi ragazzi, io insieme ai miei amici di NordVPN stiamo facendo questa collaborazione di darvi uno sconto di 70% quando compri NordVPN a 3 anni. So che sembra tantissimo, ma il prezzo rimane molto molto basso, soprattutto con questo sconto di 70%. Usate il codice nella descrizione per avere uno sconto su un bellissimo virtual private network. Ragazzi, è tanto tempo che sono in Italia e stranamente guardo spesso programmi americani doppiati in italiano, e questo mi fa pensare e riflettere tantissimo, perché avendo una mente inglese riesco a capire quello che stanno dicendo in inglese, perché poi viene tradotto con doppie gese in italiano. L'unica cosa strana che ho notato è che ci sono molti, molti termini che un vero italiano non direbbe mai nella vera vita, ma in doppia gese si usano tantissimi. Tantissimo. Quindi parliamo un attimo di dei termini usati soltanto in italiano doppiato. Ad esempio, lavorare sodo. Quante volte hai sentito nella vera vita? Devi lavorare sodo. Oppure, ho lavorato così sodo per questa opportunità. Mai. Ma in inglese lo diciamo sempre work hard, quindi in doppiato si sente tantissimo. Un altro esempio, non so se guardate Vite al limite, ma tipo c'è uno grassissimo che rotola sul letto e dice tipo santo cielo, santo cielo, sempre questo santo cielo, probabilmente perché viene da oh mio dio, oh my god. Quindi poi dicono santo cielo e dico, ma chi lo dice santo cielo? Non esiste in italiano, vero? Un altro che mi sorprende è tipo fa la cosa giusta. Questo mi piace in inglese, devi fare la cosa giusta. Perché non si dice in italiano? Questo non lo capisco. Oppure il classico, scusate la parolaccia, fottuto. Tipo, ah, sono fottuto, o questa fottuta macchina. In italiano non si direbbe, si potrebbe dire, ma non lo userebbe nessuno. In inglese lo usiamo. This car, questa fottuta macchina. E lo so benissimo che l'avete sentito tutti questo. I federali, devo parlare con i federali. I federali prenderanno i soldi da noi. Che si riferisce al governo americano, quello della Casa Bianca. E in inglese si può anche dire the feds, per dire il governo. E magari vediamo ogni tanto un inseguimento stradale e dicono tipo sono alle calcagna, nel senso tipo ci stanno inseguendo tantissimo. In inglese they're on our heels, tipo ci sono sui talloni. Alle calcagna? Ma che vuol dire? E tra l'altro non si sentirebbe mai nella vera vita. In inglese quando descriviamo la posizione di un posto possiamo dire out there. In italiano si dice là fuori, in doppia gese sì, in vero italiano non lo so. E stranamente non so perché non traducono what's your name con come ti chiami. Devono dire qual è il tuo nome? Ma perché? Forse questa non è una buona traduzione. Devi solo dire come ti chiami, non qual è il tuo nome. Un altro che un po' sono triste che non esiste è sono fiero di te. Questo si usa tantissimo in inglese. I'm proud of you. Hai fatto la cosa giusta. Sono fiero di te. Ma nessuno dei due si può usare in italiano.
Peccato. Facciamo due ultime frasi. Hai fatto una domanda di $1,000,000. $1,000,000, tra l'altro, non euro. Perché in inglese diciamo that's $1,000,000 question. Una bella domanda importantissima. È una $1,000,000 question. Ma in italiano è veramente una domanda da $1,000,000. Cioè, è l'ultimo che mi fa ridere, se lo sento, è quando il papà dice al figlio tipo ehi campione, perché magari in inglese diremmo tipo hey sport, oppure hey champ, che si usa stranamente, lo so, mi dispiace. Ma in italiano si direbbe veramente hey campione. Il doppiaggio, doppiaggese, è veramente una sua lingua cugino dell'Italia. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Peace.